circa 11 mesi fa. Da un po' sola, va anche un anno. Sabrina, che non vediamo da un po' di tempo. Ma se vuoi, insomma, se vuoi fare un video, sono qua, Tanto sai dove abito. Mi aveva scritto di fare... Mi aveva chiesto di fare un video ASMR tipo Nicola all'inizio. Con la differenza che, là eravamo insomma erto. Non passava un cane, eravamo in casa. C'era silenzio. Io siccome i video ASMR li odio. Ho deciso di farlo fuori all'aperto. Così c'è casino. E questo microfono che vedete non è neanche adatto a non è neanche adatto a fare video ASMR. Però insomma ho voluto accontentarlo. Ho scritto ok. E dopo tutto questo tempo non potevo non farlo. Sfrutto questo momento per raccontarvi un po' questo periodo, il futuro del canale. Lo dico da tempo, ma stavolta ho messo bene in chiaro le idee. Un tempo, insomma, avevo delle idee un po' sparse, un po' qua, un po' là. Non avevo i progetti messi in una tabella. Adesso l'ho fatto, ho trovato un programma, Trello, che Paolo mi ha tanto consigliato. E quindi lo sto usando, insomma. Quando faccio così, cioè, potrebbe essere una scusa, insomma, abbasso lo sguardo, dico che palle, le auto, potevo farlo dentro sto video. In realtà oggi fa così fresco, 25 agosto. E quando guardo così, sto guardando i punti che mi sono scritto, porca puttana. Ci saranno delle nuove serie, i video si svilupperanno secondo dei filoni principali, devo ancora creare le playlist ufficiali. Ma lo devo fare, lo farò. Non so. Vai, su. Bravo. No, ciao. Vai, vai. Prendi l'autostrada e schiantati. Mi dissocio. Devo anche comprare degli strumenti adatti. C'è più che altro uno stabilizzatore. Sono il figlio di Venezia, purtroppo. Non è stato stabilizzato come doveva essere. Mi dispiace molto. Sì, sono rimasto anch'io deluso, però non volevo buttare tutte quelle clip. Insomma, mi è stata riattivata la monetizzazione. E quindi sono abbastanza felice. E grazie, insomma, grazie al cazzo, sono stato io bravo a continuare a marciare sulle video della Rai, che tutto è quello che mi sta facendo fare più guadagni. E vabbè, forse era proprio questa la spinta che mi ha fatto dire dai, impegniamo un anno questo canale, che è stato un po' tralasciato, insomma, un po' una crisi. Manco avessi avuto un burnout, semplicemente non c'avevo cazzi di lavorare. Poi le zanzare. E poi inoltre quello che ci sarà a settembre è proprio un periodo completamente nuovo. Mi ha rotto i coglioni. Perché insomma ho fatto la maturità. È un po' mi mancherà quell'ambiente. Mi è mancato tantissimo con il gesto del lockdown. Per quante cose ingiuste, per tutto lo studio di italiano di cui non me ne fregavo un cazzo. L'ambiente era bello, mi mancava tantissimo. Il canale prendeva anche una piega più parallela, anzi, di trasporti. Devo ancora ben capire in che modo studiare i video. Io avrei finito già i punti, però sto cercando di capire. Che cosa potrei fare adesso? Io sta cagata la faccio soltanto perché me l'ha chiesta Sabrina. E quindi la faccio, insomma. Non volevo non rispettare questa promessa, però quello ok a livello legale.
minuti, 10 secondi, poi gli ultimi 10 secondi gli lascio l'auto. Utilizzavo l'ultima pausa, stavo così e fissavo, e fin tanto che non partiva la musichetta, ci può stare. C'ho anche gli occhiali scuri. Quindi voi non capite bene, insomma, la mia espressione. Nonostante mi faccia male il pancino. Ah sì, passo gli ultimi secondi a fissarvi così. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo presto.